Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha presentato a Sulmona, al Teatro Maria Caniglia, il nuovo libro Il Mostro, in cui l'ex presidente del Consiglio racconta la sua verità nell'ambito dell'inchiesta sulla Fondazione Open. 5 sentenze, quindi le mie vicende giudiziarie nel libro sono lo sfondo, non frega niente a nessuno. Le chiarisce la Cassazione come stanno le cose. 5 sentenze che dicono giudici di Firenze stai sbagliando. Un libro che sta facendo molto discutere, con il racconto di fatti e accuse che lo hanno visto al centro della cronaca giudiziaria in questi anni. Voglio raccontare ciò che è successo, dicendo perché ho scelto di combattere a viso aperto contro le ingiustizie. Chi lo legge esce dicendo: ma siamo sicuri che sia vero? Che sia un saggio e non la fiction? È tutto vero. Purtroppo è tutto vero, anzi, quando faremo l'aggiornamento, l'edizione aggiornata in rivista farà ancora più scalpore. Perché? Perché quello che è accaduto, voi levate il nome Matteo Renzi, metteteci Mario Rossi, e dovrebbe sconvolgervi da cittadini. Ecco, credo che questo sia il punto fondamentale. Dopodiché è un libro che ovviamente io non posso suggerire la lettura, sono l'autore, ma insomma, diciamo così, chi lo legge alla fine mi dice: mi è toccato comprare una pasticca di Malox per vincere le difficoltà che mi provocava andare avanti nella lettura, o qualcuno mi dice semplicemente: grazie per averlo fatto, è chiaro che non lo faccio per me, lo faccio perché io posso difendermi quando mi accadono certe cose, ma un cittadino normale no, e quindi è giusto difendere anche loro. Renzi già è stato qui a Sulmona, è voluto tornare, poi abbiamo tanti amici che animano e stanno vicino a Renzi, e quindi abbiamo deciso di venire proprio qui. Per quanto riguarda il libro, cosa possiamo dire nel merito? Ma intanto è un libro verità, è un libro che chi lo legge ha la possibilità di scoprire tanti fatti inediti che la grande stampa non vuole pubblicare e fare sapere. È un libro che racconta delle distorsioni del meccanismo mediatico giudiziario tendente a distruggere le persone e non a fare giustizia. Chiaramente ci sono dei fatti, non delle opinioni, e io spero che il libro, accompagnato da una riflessione pubblica, possa far assumere sempre più consapevolezza ai cittadini nel momento che viviamo.